Ciao a tutti ragazzi, no, tranquilli, non è nessun tipo di video unboxing, anche perché ne ho fatti già abbastanza nell'ultimo periodo, e anche perché nell'ultima settimana non ho fatto nessun tipo di acquisto, ma questo è un video là dove voglio parlarvi del mio desk setup, quello lì che state vedendo alle mie spalle, il desk setup che ho avuto modo di ricostruire con qualche piccolo cambiamento qui nella mia nuova casa. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, di cambiamenti non è che siano cambiamenti così grossi, però anche quei piccoli cambiamenti nel mio desk setup hanno fatto la differenza. Iniziamo proprio da lei, ovvero la scrivania. Non per fare pubblicità, ma l'ho acquistata da Mondo Convenienza. Una scrivania dal nome Aurora, pagata solamente 45 euro ed è larga 1,20 m, alta 60 cm, con una profondità di 72 cm. E devo dire che sono riuscito anche a beccare il colore dei mobili che sono presenti qui nella mia nuova casa. Solo che però io a questa scrivania ho dovuto apportare qualche modifica per quello che avevo in mente di fare. Innanzitutto, il pannello posteriore ho dovuto fare in modo che diventasse una vera e propria mensola, là dove potessi avere la possibilità di poggiare non solo il mio computer, ma anche altri dispositivi o qualche altro tipo di cosa, perché altrimenti non avrei potuto neanche montare la staffa che sostiene i tre monitor. Quindi, restando sempre nella parte bassa della scrivania, per chi è veterano di questo canale, beh, si ricorderà sicuramente il computer Lenovo ThinkPad X230. Un computer ovviamente con tutti i suoi connettori e l'alimentazione. Proprio di fianco al computer sono riuscito a creare una piccola stazione di ricarica. Una stazione di ricarica che mi permette di andare a ricaricare le batterie delle mie fotocamere che utilizzo, ricaricare smartphone e ricaricare anche altri tipi di dispositivi. Quindi devo dire che una piccola stazione di ricarica, non troppo eccessiva, ma fatta abbastanza bene. Restando sempre nella parte bassa della scrivania, andiamo a parlare di quella che è l'alimentazione, ovvero quella che alimenta la postazione vera e propria desk setup, ed è la ciabatta della Meros. Avete avuto modo di vederla in un unboxing precedente ed è una ciabatta della Meros che posso comandare sia all'accensione e sia allo spegnimento attraverso l'assistente vocale Amazon. Posso comandare l'accensione e lo spegnimento sia dell'intera postazione, ma posso andare anche a controllare sempre attraverso i comandi vocali ogni singola presa, comprese le porte USB. Quindi ragazzi, devo dire che sono riuscito a domotizzare anche la postazione tranne la parte del computer. Restando sempre nella parte bassa del mio desk setup, troviamo questa piantana. Una piantana che l'ho presa in prestito dall'azienda con cui lavoro ed è una piantana che mi ha permesso di andare a fare il cablaggio di tutta la cavetteria di alimentazione dei tre monitor, non solo, anche il cavo di alimentazione del computer stesso. Quindi devo dire che questa piantana, con qualche piccola modifica, ha fatto proprio al caso mio. Adesso saliamo nella parte alta nel mio desk setup. Sempre per chi è veterano di questo canale si ricorderà sicuramente di questa staffa che ho acquistato molto tempo fa, una staffa che sostiene i tre monitor e che mi dà la possibilità di orientarli proprio come voglio io. Quindi ragazzi, devo dire che questa staffa, beh, ancora oggi la sto utilizzando. E proprio parlando dei monitor, beh, sicuramente ve li ricorderete, sono i tre monitor da 16 pollici dell'ANC. Anche questi monitor con il loro segno di usura, beh, devo dire che ancora oggi funzionano molto molto bene, non mi hanno mai dato nessun tipo di problema, anche se magari poi in futuro ho pensato di cambiarli, ma al momento devo dire che sul mio desk setup stanno abbastanza bene. Ed ogni monitor, beh, oltre che all'alimentazione, ha un connettore VGA. E questo connettore VGA, beh, voi starete dicendo come hai fatto a collegarli al computer? Beh, vi ricorderete sicuramente. A parte il monitor principale, ovvero quello centrale che è connesso in VGA, gli altri due vanno collegati attraverso degli adattatori da VGA a mini DisplayPort
e un adattatore VGA a USB. Sì, avete capito bene, perché sicuramente ve ne ricorderete, non mi ha mai creato nessun tipo di problema, nessun tipo di latenza, non si è mai disconnesso, quindi ancora oggi attraverso il connettore USB funziona veramente molto molto bene. Adesso passiamo alla scrivania vera e propria. La scrivania dove ci sta tutto l'occorrente che mi consente di lavorare al mio desk setup. Allora, nulla di particolare, partiamo da un dispositivo che potrebbe essere innocuo, però io l'ho voluto montare lo stesso, ovvero la videocamera di sorveglianza. Una videocamera di sorveglianza, anch'essa che posso controllare attraverso gli assistenti vocali Amazon che tengo piazzati qui in casa, ma non solo. Mi consente di avere una visione anche da remoto, quindi come potete vedere piazzato in una posizione ben strategica che mi dà la visuale non solo del desk setup, ma mi dà la visuale dell'intera camera, ovvero la cucina dove è piazzato il mio desk setup. A seguire troviamo l'assistente vocale Amazon. Assistente vocale Amazon con l'Echo Show 5, là dove ogni volta che chiedo qualcosa passano tutte le informazioni che mi servono sapere, ma non solo. Attraverso l'Echo Show 5 di Amazon posso controllare l'intera domotica installata nella mia casa, ovvero nel mio appartamento. Quindi posso controllare tutte le luci, tutte le prese, la postazione, insomma posso controllare attraverso l'Echo Show 5 l'intera domotica e l'intera postazione che vedete qui alle mie spalle. A seguire, dopo l'assistente vocale Amazon, troviamo un hub USB della Aukey, un hub USB che mi consente di estendere gli ingressi USB del mio computer, perché ovviamente stando sotto, poggiato sulla mensola, non ho possibilità di arrivarci, anche perché non è che ci siano molti ingressi, ne ho tre, però ho preferito estenderli in questo modo, in modo da averli più a portata di mano e magari andare a collegare altri tipi di dispositivi che servono all'occorrenza. A seguire troviamo anche una lampada da scrivania. Anche questa avete avuto modo di vederla in un mio unboxing insieme alla ciabatta della Meros, perché anche lei è una lampada da scrivania della Meros RGB che posso sempre controllare attraverso l'assistente vocale Amazon. Non lo so, lo sto pronunciando spesso, però così è. Quindi posso impostare degli scenari, posso impostare il colore che voglio, quindi posso impostare la luce che magari mi piace impostare in quel momento. E diciamo che per finire troviamo l'ultimo arrivato, ovvero l'ultimo kit tastiera e mouse wireless di Logitech, che avete visto sempre nel mio precedente unboxing, in uno dei miei precedenti unboxing. Ed è un set tastiera e mouse wireless Logitech, soprattutto per quanto riguarda la tastiera, perché rispetto all'altra tastiera ho anche un tastierino numerico a tre livelli di regolazione d'altezza, e devo dire che mi consentono di lavorare nel miglior modo possibile. Anche la scrittura è molto comoda, silenziosa, quindi insomma ragazzi, devo dire che questa tastiera ha fatto veramente a caso mio. La stessa cosa vale anche per il mouse. Il mouse che è uscito in dotazione a kit ed è un mouse sempre di Logitech, veramente molto comodo, che rispetto all'altro porta qualche funzione in più, però devo dire che sul mio desk setup ci sta veramente molto molto bene. Magari vi porterò un video dedicato solo di questo kit tastiera e mouse wireless, però devo dire piazzato qui sul mio desk setup mi consente di lavorare veramente al meglio. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, il desk setup, io ci lavoro ogni giorno, soprattutto con i tre display, perché come potete vedere con i tre display io posso andare a dividere il lavoro, ovvero dipende da quello che sto facendo, su ognuno di quei display. Quindi magari su di un display tengo aperta un'applicazione, su di un display tengo aperte altre due applicazioni a schermo diviso e poi lo schermo principale per tutte le altre cose. Quindi devo dire che ho ricostruito nuovamente il mio desk setup, ma con qualche piccolo cambiamento. Allora
ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e tutti i prodotti che avete visto in questo video li trovate linkati qua in basso nella descrizione, a parte la piantana che è presente nella parte bassa della scrivania per quanto riguarda il cablaggio. Magari vi metterò qualche alternativa a quella lì, ma tutti i prodotti, in caso contrario, li trovate qua in basso nella descrizione per avere tutte le vostre informazioni e perché no magari acquistarli. Allora ragazzi, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, la parte che vi è piaciuta di più di questo desk setup e se anche voi avete un desk setup là dove volete apportare qualche modifica. Allora, insomma, qualsiasi cosa vogliate dirmi nei commenti, vi aspetto qua in basso. E questo video veramente finisce qui. Qualora questo video vi fosse piaciuto, lasciate anche tutti i vostri pollicioni in su, vi raccomando, ci tengo tanto, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Siamo quasi arrivati ai 10.000, ragazzi, manca veramente pochissimo. Al di là di questo, attivate anche la campanellina delle notifiche che vi permette di rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma non solo, condividete anche questi video. E già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, canale, pagina, chiamatela come volete, là dove passano tutte le informazioni che riguardano il canale, tutti gli aggiornamenti e quant'altro. Quindi ragazzi, @amidicosnack, ve lo ricordo all'animazione, ma trovate il link anche qua in basso nella descrizione insieme a tutti gli altri link che riportano ai miei vari social. E noi ci vediamo sempre qui e ripeto sempre qui sul canale domenica prossima con un nuovo video. Ciao!